Oggi sciopero in tutta Italia per dire basta con le morti e gli incidenti sul lavoro. Uno sciopero che era stato deciso lo scorso 20 marzo dopo un'assemblea nazionale di lavoratori a seguito della strage di Firenze nel cantiere di Esselunga. Ancora oggi un'altra strage, proprio qualche giorno prima dello sciopero proclamato, è quella della diga di Suviana. Una strage che ripropone sempre lo stesso schema, cioè lo schema di un lavoro che è frammentato, di appalti, subappalti, è una strage che non si ferma e che va di pari passo anche con un processo ormai decennale in questo paese di destrutturazione del lavoro. Il nostro territorio ha anche una sua peculiarità che riguarda principalmente i settori sia dove c'è l'alto rischio come l'edilizia e l'agricoltura, ma che va di pari passo anche col problema della irregolarità diffusa che c'è nel lavoro. Quindi quello che noi auspichiamo è che ci siano degli interventi intanto in campo normativo subito, ad esempio per stabilire la responsabilità in capo alle committenze laddove c'è in cascata un appalto o diversi subappalti. E poi c'è la necessità di fare un'operazione non solo di controlli, ma soprattutto di prevenzione. E quindi è quello che noi auspichiamo e speriamo che questo processo e questa soprattutto inversione di tendenza possa avvenire nel più breve tempo possibile.